brioche con il tuppo, cioè questo qui sembra finto. Di quanto è bella, si è soliti dividerla a metà, farcirla con il gelato e panna, oppure solamente con il gelato. O in alternativa ancora con la granita. Puoi anche mangiarla semplicemente così, inzuppandola nel latte. È possibile anche congelarle, quindi una volta pronte le riponi in dei sacchetti frigo e quando le vuoi gustare ti basterà riscaldarle per pochi minuti nel forno, morbidi e fragranti come all'inizio. Detto ciò, ti lascio alla preparazione di queste magnifiche brioche tipiche della mia terra. E se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti attivando la campanellina tutte. In questo modo rimarrai sempre aggiornato sulle ultime novità. Ma vediamo cosa ci occorre. Le uova si saranno ben inglobate all'impasto, puoi versare a filo il burro fuso lasciato intiepidire, poiché se fosse caldo andrebbe a rovinare tutto il lavoro che hai fatto fino adesso. Ti ricordo inoltre che per la buona riuscita delle brioche anche il latte deve essere tiepido e le uova a temperatura ambiente. Dopo che avrai fatto riposare l'impasto in frigorifero, andrà trasferito nel forno spento a lievitare per altre 2 ore, dopodiché sarai pronto per formare le brioche. Dovrai pesare 80 g per ogni base e 15 g per il tuppo. Fatto ciò, dovrai ripiegare su se stesso l'impasto ottenendo delle palline. Per quanto concerne quelle più piccole, dagli da un lato una forma conica. Questo servirà per inserirle nelle basi. Adesso pratica una leggera pressione con il dito sulla pallina più grande e colloca l'altra. In tutto io ho ottenuto 9 brioche. Copri nuovamente con un asciugamani e lascia lievitare nel forno spento per almeno 2 ore. E guarda come sono cresciute, sono proprio raddoppiate di volume. Ed eccole pronte. Orgogliosa di aver preparato un dolce tipico della mia Sicilia, non ti dico il profumino che si è diffuso appena sfornate. E che dire, non sono bellissime? E ti posso assicurare anche morbidissime. Lo testimonia il fatto che in questa clip ho voluto schiacciare tra le mani la brioche e come per magia è tornata alla sua forma paffutella iniziale. Delle vere e proprie nuvole da riempire come si vuole. Oltre al gelato e alla granita, come ti ho detto all'inizio, la scelta può ricadere su della crema alle nocciole, cioccolato, marmellata e perché no, ricotta unita a delle gocce di cioccolato. In qualunque modo vedrai che allieteranno le tue colazioni e merende. Ed ora ti lascio le mie impressioni a caldo, appena le ho assaggiate. Mamma, identiche a quelle che si comprano al bar insieme ovviamente al gelato. E sono buonissime, profumatissime, grazie anche allo scorzo dell'arancio e del limone che si sentono.
Io te le straconsiglio di provarle. Scrivimi nel tuo commento se la ricetta ti è piaciuta e ovviamente condividila sui tuoi social per farla conoscere anche ad altre persone.